Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con Formula 1 2020, signori, seconda stagione, siamo nel circuito di Olanda, circuito olandese. Signori, prima di partire col video, io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di fare un salto sul secondo canale, mi trovate come Maullo941bis, vi ringrazio anticipatamente per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto a questa serie e ai canali, vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook, dove tramite i social vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live, sia su questa piattaforma che su quella viola, di solito qui su YouTube mi trovate ogni sera alle 21, eccetto il sabato. Detto questo, signori, ultima cosa, date un'occhiata ai link in descrizione per rimanere sempre aggiornati sul canale. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo, io vado a farmi al solito le prove libere off camera, prendo confidenza col circuito e ci vediamo qui sul canale pronti per farci il giro di qualifica. Ok, signori, ci siamo. Abbiamo fatto le prove libere, sono andato abbastanza bene, non mi posso lamentare. Gran Premio d'Olanda è carino, non è bruttissimo, è molto veloce. Sperando di non rompere alettoni, soprattutto in gara, dovremmo riuscire a fare una bella prestazione. Facciamo questo giro di qualifica sperando di ottenere un ottimo risultato, signori. Dovessimo partire tra i primi, sarebbe tanta roba, tanta roba. Va bene, concentrati. Abbassiamo il casco e si parte, signori. E si parte, si parte, si parte, si parte, si parte, si parte. Concentrati, easy peasy, signori, easy peasy. Dai così, dai così. Ersa palla, frenatona. Dai così, dai così. Dai, 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 dai. Io non devo guardare la minimappa, signori. Non devo cercare di guardare il meno possibile la minimappa perché mi fa sbagliare ogni volta. Dai, 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 ok. Questa curva è pericolosa perché vabbè che le prove libere le abbiamo fatte sotto la pioggia. Però quella curva di lì è pericolosa, signori, perché ti fa andare fuori asse la macchina. E non è la cosa migliore da fare. Ok, per ora siamo primi. Per ora siamo primi e la cosa mi piace tantissimo. Dai, 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 non facciamo cretinate. Spacca tutto, dai così. Che la frenatona. Ci sono queste frenatone pesanti. Però poi delle curve veloci che ti fanno volare. Dai, 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 dai. Frenatona, 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 frenatona. Dai, occhio qui, cambio di direzione, destra, sinistra. Dai, così. Ultime due curve, signori, ultime due curve. È bello anche perché è veloce come tracciato, non è molto lungo. Dai, 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 curvone finale, rettilineo, DRS a palla e stiamo primi, signori. Pole position, seconda pole position della stagione. Dai, così. Grande, anche Tom è contento. Tom oggi in qualifica è con noi. Grande così, signori. Pole position per noi. Bella, bella, bella. Mi piace, mi piace. Mi gusta, mi gusta. Vediamo che ha fatto Ghiotto, signori. Dove sta Ghiotto? Ghiotto 18esimo. Mamma mia, gli abbiamo dato 2 secondi. Ghiotto mio, devi migliorare, devi migliorare. E invece Verstappen secondo a 300. Dai, 300 millesimi. Dai, dai, dai. Non è tanto il distacco. Non è tanto il distacco. Dai, ci vediamo in pista, signori. Ci vediamo in pista. Some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Va bene, Tom stamattina si è svegliato presto e ci ha detto che dobbiamo finire nella top 10. Ci spererei anch'io, Tom, non avevo bisogno di te che me lo suggerivi in cuffia. Siamo primi, signori, siamo primi, spettacolo. La safety car davanti a noi, mi sto abituando a partire così, signori. Va bene, allora, easy peasy, signori, caliamo la visiera e partiamo con la gara. Decisi, decisi, signori. Calma, 1, 2, 3, 4. 5 luci accese, difendiamo la nostra posizione, difendiamo la nostra posizione, difendiamo la nostra posizione. Dai, così, siamo partiti non benissimo. Abbiamo leggermente pattinato, ma va bene. Occhio alla prima curva, occhio alla prima curva. Verstappen ce l'abbiamo attaccato. Leggermente larghi, però va bene. Ok. Per ora abbiamo difeso la posizione, signore. Per ora abbiamo difeso la posizione. Dai, così, dai, così, dai, così. Occhio, 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 occhio a Verstappen che è agguerritissimo là dietro. Da quando le Red Bull sono così veloci, signori? Dove stanno le Mercedes? Voglio le Mercedes. Voglio Bottas. Dove sta Bottas? Dove sta Bottas, signori? Come mai Verstappen è così veloce sto Gran Premio? No, 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 calma, calma, calma. Stiamo andando bene, stiamo andando bene. Frenatone, frenatone, calma, calma. Qua abbiamo frenato troppo, porca di una paletta ubriaca. Allora, queste due curve le abbiamo fatte di marmellata, proprio, proprio terribili. Terribili, devo migliorare un attimino. Ok, Tom ci ha detto che abbiamo fatto una buona partenza. L'avevo visto già da me, Tom. Ti ringrazio per la dritta. Ti ringrazio per la dritta, ma l'avevo visto anche da me che avevamo fatto una buona partenza. Mannaggia, qui abbiamo un attimo.
fatto la cacatina. Dai, calma, fai scorrere la macchina. Bello, questa abbiamo fatta bene, questa abbiamo fatta bene. Curvone veloce, si va veloce, signori, si va veloce. È un giro andato. Dai, goci. Primi 9, poi Verstappen, Leclerc e Vettel. L'ho detto, non ci stanno le Mercedes in questo Gran Premio. Come mai? Ah, leggermente larga in uscita, va bene. Però ci siamo. Qui poco. Oh, frenando, cazzarola vado. Abbiamo perso tutto il vantaggio che avevamo. Per una stupida curva. Ah, devo stare concentrato. Verstappen sta arrivando, non so com'è che ha fatto. No, calma. Teniamo dietro Verstappen. Va bene. Sto perdendo un attimo di concentrazione. Questa cosa non va per nulla bene. Perché Verstappen è così vicino? Non va per niente bene questa cosa, signori. Calma e sangue freddo. Houston, calma e sangue freddo. No, Verstappen ha perso tantissimo. Verstappen, mi sa che mi ha dato una botta, Verstappen, signori. Deve aver rotto qualcosa alla macchina. Perché ha rallentato tantissimo. Bottas sta recuperando. Ma perché mi sono chiamato le Mercedes? Sì, ma perché? Bottas ha recuperato tutti, praticamente. Ha superato Verstappen, ha superato Leclerc e Vettel. Dai, cerchiamo di guadagnare più possibile che possiamo. Sì, mi sa che Verstappen ci deve aver dato una botta, signori. Non me ne sono reso conto. E infatti è andato in box. Cacciara là alla prima curva. Ma che cazzo lo stanno combinando? Cacciara, Leclerc, Bottas ha superato tutti. Mannaggia, Bottas ha superato tutti. Signori, dobbiamo cercare di difenderci. Manteniamo il vantaggio. Concentrati sulla pista, signori. Dai, questa l'abbiamo fatta bene stavolta. Facciamo bene anche questa. Forse non c'è bisogno di frenare così tanto. Calma. Ah, vero, noi potevamo... Beh, io non ho utilizzato nemmeno una volta la modalità sorpass, signori. Ma vi rendete conto? Per farvi capire quanto siamo rincretiniti. Non ho sparato nemmeno una volta la modalità sorpass. Meno male che Tom me l'ha ricordato. Non l'ho attivata nemmeno una volta. Dai così. Dai così, curvetta veloce. Vai, sparalo qua in curva. Nel curvone, ce la consumiamo tutta. E sul rettilineo finale stiamo velocissimi. Dai così, mi dispiace per Verstappen, ma non me ne sono completamente accorto, signori. Mi sa che ci ha dato... Forse gli ho chiuso io la traiettoria. Ma chi se ne, come si suol dire, altamente. Ma completamente. Beh, sbagliato lui che non è rimasto al suo posto. Dico, rimaneva dietro. A quest'ora era bello, tranquillo, il suo secondo posto. E avrebbe potuto fare tanti bei punti in questa gara. E invece chi troppo vuole, nulla stringe, signori. Si teneva la sua bella seconda posizione. Quest'ora non gli cambiava nulla. Dai, coach. Abbiamo sempre il primo giro. Abbiamo sempre il miglior giro. Buono così. 3 secondi e 3 da Bottas, che si è svegliato troppo tardi. Bottas ha iniziato la rimonta troppo tardi, signori. E noi ce ne andiamo come se non ci fosse un domani. Dai così. Saltiamo leggermente. Non fa nulla. L'importante è portare la macchina sana a casa. Il resto ce lo spariamo sul rettilineo. Curvetta tattica. Dai così. Curvone veloce. Modalità sorpasso aperta, che è finita praticamente. Perfetto, ottimo. 3 secondi e 2 di vantaggio. Ultimo giro. Vediamo se riusciamo a portarci a casa il miglior giro della gara. Leclerc ci ha fregato il miglior giro. Mannaggia lui. Dobbiamo fare un girone, signore. E lo faremo. Come si è permesso Leclerc di fregarci il giro? Come si è permesso? Voglio fare il miglior giro, signore. Voglio fare il miglior giro. Ci dobbiamo riuscire. Verstappen, miglior giro. E te l'ho detto io. Verstappen ha fregato il miglior giro a tutti. Dico io, stavi un po' al tuo posto. Stai zitto, Tom. Si stanno intrecciando le dita. Dai. Primo settore ottimo. Primo settore l'abbiamo fatto bene. Dai, col secondo. Mi sta lampeggiando la benzina, questa cosa mi fa paura. Verde il secondo settore, calma. Mm,
Dai, ultime due curve, signori. E anche in Olanda ci portiamo la vittoria a casa. Dopo il Bahrain. Dopo il Bahrain, vittoria anche in Olanda. Bello così, bello così. Riusciamo a fare il miglior giro? Riusciamo a fare il miglior giro? No, mi ha fatto un terzo setto di merda. Va bene, signori. Mamma mia. Tom è contentissimo. Stasera festeggia di un momento. Pilota del giorno, Bottas. Effettivamente ha recuperato un bel po' di posizioni. E ci sta, ci sta. Bravo Bottas. Ma noi arriviamo primi. E chi se ne è? Grande zio che festeggia. Grande lo zio. Guardalo lì. Grande Papa Maullo. Primo Papa Maullo. Secondo Bottas. Terzo. Chi è? Leclerc o Verstappen? Leclerc o Vettel? Non l'ho visto. Dai, dai, dai. Festeggiamo così. Contenti. Bottas è contento. Ci credo. È arrivato secondo. Secondo, non so neanche da che posizione è partito. Dai, chi è il pilota Ferrari che è arrivato? Non lo vedo. Forse Vettel. No, è Leclerc. Leclerc. Terzo Leclerc. Va bene così, signori. Va bene così. Tanta roba, tanta roba. Allora, noi siamo arrivati primi. Bottas, Leclerc, Albon, Vettel quinto. Vediamo un attimo. Bottas è partito quinto, è arrivato secondo. Tanta roba. De Vries è arrivato tredicesimo. Ghiotto sedicesimo, era partito diciottesimo. Buono. Bravo Ghiotto. Due posizioni recuperate, buono. Una, vabbè, una sarà di Verstappen, che è ottimo. E l'altra è di Kvyat, che era partito undicesimo ed è arrivato pure dietro. Ok. Invece l'altro, il samurai, dove è arrivato? Matsushita ottavo. Tanta roba per Matsushita. Va bene, signori, andiamo avanti. Ok, signori, gran premio finito. Siamo tornati qui nel, diciamo, nella lobby, nel paddock, diciamo, più o meno, sì, e detto questo, signori, allora io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per il suggerimento e per il supporto. Noi ci vediamo nel prossimo gran premio, che sarà quello di Spagna, in cui dovremo cercare di fare anche bene lì. Detto questo, signori, grazie ancora, al prossimo video. Bella raga, ciao!